Ciao a tutti, eccomi qui con un altro tutorial, oggi dedicato a un pigmento MAC, ovvero Golden Olive, uno smoky molto classico e con questo tocco metallico, e sulle labbra indosso Rudolph di Mulac, quindi un rossetto natalizio. Io vi lascio al tutorial e buona visione. Inizio come sempre con la base sugli occhi e come sempre questa è quella di Essence. Applico poi un'ulteriore base, questo è un ombretto in crema di Maybelline, tutto nero come vedete, che vado a sfumare su tutta la palpebra con un pennello a sezione tonda. Lo applico e lo sfumo bene bene sui bordi. Scelgo poi il pigmento Golden Olive di MAC, molto bello, molto luminoso e metallico e perfetto per la stagione, e lo vado ad applicare da centro palpebra all'angolo interno con il dito. Scelgo poi la palette Smoky di Zoeva e inizio con Real Light, che è un bel nero intenso e matte, e lo vado ad applicare con un pennello da sfumatura nell'angolo esterno e leggermente anche nell'angolo interno, in modo da creare appunto il mio smoky. Questa palette è molto molto bella anche come regalo di Natale. Scelgo poi Dark Edge, che è un verde scuro shimmer, e lo vado a sfumare tra il pigmento di MAC e l'ombretto nero in modo da creare una bella gradazione di colori. Scelgo poi Smoky Wishes, uno dei più belli della palette, è un marrone rosso e lo sfumo sopra la piega. Passo poi al viso e inizio applicando il primer di Peter Hack, un bel primer luminoso, lo applico con un pennello piatto da fondotinta. Come fondotinta scelgo il Complete Cover di Giordana, che vado ad applicare, a tamponare sul viso con la Beauty Blender. Il grande ritorno dell'HD di NYX, uno dei miei correttori preferiti, avevo tanta voglia di usarlo. E questo ve lo straconsiglio, è un correttore davvero davvero ottimo. Dopo aver fissato tutta la base, riprendo Dark Edge dalla palette di Zoeva e lo vado ad applicare vicino alle ciglia inferiori, appena dopo metà palpebra. E poi riprendo Smoky Wishes e lo vado a sfumare. E ora applico il Forbidden Volume di Essence come mascara. Per illuminare l'angolo interno dell'occhio scelgo Soul Searching, o Soul Search, non so come si dice esattamente, dalla palette di Zoeva, e lo applico con un pennellino piccolo e poi vado ad applicare anche un po' di Jasmine di Nabla. Per il
contouring scelgo il blush top di NYX nell'edizione vecchia vecchissima, però questo è sempre fantastico, un evergreen, uno dei prodotti più conosciuti e usati e apprezzati del brand. E vado poi ad illuminare il viso con Jasmine, sempre di Nabla. Sulle guance applico il blush di Fontana Contarini, molto carino, era da un po' che non lo usavo, molto molto pigmentato e anche facile da applicare e da sfumare. Per le labbra invece ho scelto Rudolph di Mulac della collezione natalizia dell'anno scorso. Mi piace moltissimo questo rossetto e lo applico sempre volentieri. E questo è il trucco terminato. Metti un mi piace se ti è piaciuto e iscriviti a tutti i social, quindi Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Iscriviti anche al canale. Un bacio e a domani. Ciao!